Quello dietro di me è il valico di Rafa. Al di là di questo confine, a poche centinaia di metri, 1.400.000 persone vive in condizioni catastrofiche da un punto di vista umanitario. Prima del conflitto, prima del 7 ottobre, erano neanche 250.000 gli abitanti di Rafa, ora siamo a 1.400.000 persone, scappate ovviamente da Gaza City e da altri luoghi che sono stati distrutti dall'offensiva israeliana. Si tratta di una situazione senza precedenti, un concentramento di esseri umani che non ha precedenti appunto nel pianeta Terra. Siamo, diciamo, non so se utilizzare questo termine, contenti, però siamo in qualche modo soddisfatti del fatto che nella notte i carichi TIR della raccolta fondi di AOI, che sono medicinali e cibo per la popolazione, abbiano superato la frontiera, e siamo anche felici, come un pontepere, che le prime cisterne siano giunte da Gaza, perché l'acqua è assolutamente un bene che manca. Il responsabile dell'UNRWA ci ha proprio poco fa comunicato che le malattie gastrointestinali stanno crescendo in modo esponenziale, perché si beve acqua delle fogne, acqua contaminata, se non addirittura acqua salata, e le persone più fragili, e ormai è un'intera popolazione che è fragile, perché da giorni si mangia una volta ogni tre giorni, ormai si sta consumando anche il cibo per animali. Ecco, da qui lanciamo ancora questo appello: senza il cessate il fuoco gli aiuti non possono entrare e essere distribuiti alla popolazione. Cessato il fuoco, perché questo è un massacro che non ha precedenti nella recente storia umana, ed è necessario fermarlo, perché l'umanità deve prevalere sugli egoismi di parte. Difendiamo i diritti umani, difendiamoli sostenendo le nostre campagne Emergenza Gaza di AOI e Gaza e Acqua per Gaza di un pontepere, perché è fondamentale fare qualcosa di concreto per impedire che la sofferenza abbia il sopravvento su questa popolazione disperata. Grazie.